la prima impresa che chiamiamo a ragionare con noi, dei prodotti e quindi delle difficoltà che si incontrano a collocare sui mercati i prodotti dell'economia circolare, è Italium, ed è collegato con noi Marco Codognola. Sì, buongiorno a tutti. Perfetto, benissimo. Allora, dicevo appunto, cominciamo ad affrontare dal vostro punto di vista quali sono le opportunità ma anche le difficoltà che ci sono per collocare sul mercato i prodotti dell'economia circolare. Ci racconti anche la sua esperienza, ovviamente ha delle slide, le chiami lei così la seguiamo con l'intervento. Dunque, magari mettiamo la slide di fondo che dà un'immagine di Italium. Italium che, se volete, è un progetto che nasce con l'obiettivo di creare delle sinergie sempre più forti tra le eccellenze tecnologiche presenti nel nostro paese, finalizzata ad aumentare la circolarità nella gestione dei rifiuti. Noi nasciamo da una tecnologia specifica e abbiamo cercato poi di portare avanti questo stesso modo di lavorare e di pensare in altre filiere. Oggi siamo oltre 600 collaboratori e abbiamo una ventina di impianti sul territorio nazionale. Trattiamo 180.000 tonnellate di oli usati e 90.000 tonnellate di reflui contenenti solventi. E tutto questo con una circolarità del 97%, che è un numero molto importante. Trattiamo inoltre 700.000 tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, partendo dall'origine presso il produttore e arrivando fino alla destinazione finale, massimizzando il riciclo di questi rifiuti anche attraverso specifici trattamenti, come ad esempio nelle acque industriali. Questa dotazione di impianti, di risorse e di strutture ha lavorato incessantemente anche durante l'emergenza Covid, garantendo un servizio essenziale alle comunità. E ricordiamo quindi anche questo ruolo importante del nostro settore per l'economia. I servizi ambientali possono essere circolari ed essenziali, si potrebbe dire devono essere circolari ed essenziali, e in questo modo contribuire alla competitività e alla sostenibilità dei settori a cui si rivolgono, quindi ai loro clienti, ma anche ai loro fornitori. I due esempi che mi piace ricordare, perché sono un po' quelli da cui il nostro gruppo nasce, sono il primo, la partnership del settore farmaceutico italiano, dove grazie a un approccio di filiera integrata recuperiamo materie e prodotti in un settore che, capite bene, è molto sfidante in termini di livelli qualitativi richiesti. E l'altra eccellenza invece è la rigenerazione degli oli minerali esausti. Pensate che in Italia vengono prodotte basi lubrificanti rigenerate equivalenti a quelle vergini, che rappresentano il 30% dei lubrificanti consumati nel paese. Ora, tutto questo è possibile grazie a investimenti in tecnologia. Tecnologia, miglioramento dei processi. Noi abbiamo fatto negli anni scorsi investimenti importanti, anche quest'anno, nonostante la situazione, diciamo, di crisi pandemica, abbiamo concluso 3 acquisizioni per portare all'interno del gruppo e integrare delle competenze aggiuntive per andare a offrire a territori industriali queste sinergie nell'economia circolare, che sono un po' il nostro punto di forza. In questa sessione si parla di qualità e di prodotti e di mercati. Bene. Una delle sfide maggiori è la qualità, in particolare la sua percezione. Ancora oggi il prodotto rigenerato è indubbiamente percepito in diversi casi come un prodotto di minore qualità. Su questo bisogna fare un grande sforzo, tutti, principalmente di tipo culturale, anche fissando, dico io, dei requisiti minimi qualitativi e di sicurezza dei prodotti cui le imprese devono attenersi. Noi dal canto nostro, diciamo, abbiamo continuato negli anni a fare qualificazioni e certificazioni dei nostri prodotti. Recentemente abbiamo ottenuto una qualificazione molto importante per le basi lubrificanti di gruppo 2, che sono le basi utilizzate nei motori più moderni ed efficienti. Inoltre, un altro tema importante è quello delle etichette ambientali. Anche qui siamo stati i primi a ottenere l'etichetta Remade in Italy, che certifica sia il contenuto di materiale
riciclato, sia risparmio energetico, sia risparmio in termini di CO2 che i prodotti generati hanno rispetto a quelli vergini. E queste etichette ambientali, queste certificazioni possono essere passate ai clienti, ai nostri clienti, per a loro volta inglobarle nei loro prodotti. Questo è un lavoro che deve continuare incessantemente perché, diciamo, come dicevo, c'è un problema culturale, bisogna avere sempre più strumenti per permettere di far comprendere ai clienti che un prodotto riciclato è quantomeno uguale a uno derivante da materia prima vergine, ma offre esternalità positive molto forti. Quindi la comunicazione è un altro elemento molto importante, diciamo, del nostro lavoro e di tutti gli stakeholder che lavorano attorno all'economia circolare. Uno spunto dall'intervento che mi ha preceduto circa la complessità dei rifiuti, dei materiali che devono essere gestiti. È chiaro che la risposta non possono essere le 50 raccolte differenziate diverse. La nostra esperienza è certamente quella di concentrarsi sulle filiere, da un lato, e all'interno di queste lavorare molto sulla tecnologia. La tecnologia può dare delle risposte per andare a separare e a gestire diversi componenti, recuperando i prodotti e le materie che ci sono all'interno. Direi che tutto questo ogni tanto va anche rapportato a dei numeri. L'economia circolare consente significativi risparmi, e risparmi in termini di CO2, voi sapete, sono quelli che comunicano più facilmente. Noi, diciamo, all'interno del nostro perimetro siamo riusciti nel 2019 a evitare 500.000 tonnellate di emissioni di CO2 e direi che questo è un dato molto importante per noi, è un riferimento ed è un riferimento ovviamente che cerchiamo di aumentare continuamente. La comunità europea attraverso Green Deal e piano d'azione sull'economia circolare sono chiare sulla direttiva da intraprendere. Noi stiamo facendo molto in questo, credo noi come molte altre aziende. Che cosa chiediamo agli stakeholder del sistema e alle istituzioni che sono probabilmente uno degli stakeholder più importanti in questa fase, diciamo, in questa fase di strutturazione dei mercati? Non necessariamente devono esserlo in maniera continuativa, perché l'economia circolare poi deve diventare una componente strutturale dell'economia che deve vivere di vita propria, questo è un po' l'auspicio. E allora per arrivare, diciamo, a questa situazione e quindi poter moltiplicare, rendere strutturali queste eccellenze, che cosa chiediamo? Beh, tre cose metto sul tavolo. Una, la rimozione delle distorsioni legate alle imposte di consumo e alle tassazioni che devono essere armonizzate a livello europeo, perché il mercato ormai è unico e queste cose possono creare delle distorsioni importanti. La seconda è l'eliminazione dell'applicazione della normativa ETS, l'Emission Trading System, agli impianti di rigenerazione e riciclo, che oggi ne sono assoggettati, mentre in maniera, diciamo, incomprensibile non ne sono esenti quelli di termovalorizzazione, che pur costituiscono una soluzione ambientale molto meno favorevole della rigenerazione. E da ultimo, se ne è parlato, ne avete parlato, diciamo, anche chi mi ha preceduto, la promozione dei mercati circolari con i vincoli di acquisto per i prodotti end of waste, partendo sicuramente dalle policy del Green Public Procurement di cui ha parlato la dottoressa d'aprile, ma con l'obiettivo di estenderli all'intero settore merceologico e farli diventare, diciamo, delle regole di mercato, mettendo, torno a ripetere questo concetto, dei chiari paletti sulla qualità da rispettare. Quindi, in conclusione, uno sforzo di sistema, perché i mercati finali sono sempre più competitivi, richiedono prodotti di sempre più grande qualità e sicurezza. L'industria è pronta ad accettare questa sfida. Dobbiamo fare, diciamo, queste cose, ciascuno per la propria parte, per aiutare il mercato del riciclo, della rigenerazione, a essere una componente strutturale del sistema economico italiano. Bene, grazie davvero a Marco Codognola, amministratore delegato di Telium, che ha aperto, Stefano, una finestra su quei rifiuti speciali, industriali, pericolosi e non, che ogni tanto spariscono dall'orizzonte. No? Noi stiamo ragionando di economia circolare pensando a che fine fanno i rifiuti di casa nostra, che sono però poco meno di un terzo del totale, no? Per buona parte dei due terzi sono altri rifiuti.
Sì, nell'Ecoforum dall'inizio di questa avventura, siamo alla settima edizione, parliamo di rifiuti urbani, parliamo anche di rifiuti speciali e pericolosi. 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. È una montagna di rifiuti che sfugge alla percezione dei cittadini, che non sfugge alle attenzioni criminali, come raccontiamo dal 94 nel nostro rapporto sulle ecomafie, che è, come dire, una filiera molto importante, aggredita dalle organizzazioni criminali e che ha bisogno, da una parte, di azioni di repressione, e ci siamo riusciti con la legge sugli ecoreati e finalmente i delitti ambientali sono nel codice penale, dall'altra parte con azioni di prevenzione. Per questo ieri ricordavamo la necessità di approvare i decreti attuativi della legge sulle agenzie ambientali, perché altrimenti la legge che ha istituito il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale è una legge monca. Infine, per combattere gli smaltimenti illegali dei rifiuti speciali e pericolosi, servono gli impianti tecnologicamente avanzati, ben progettati, ben realizzati, ben gestiti, perché altrimenti l'alternativa dello smaltimento illegale sarà sempre più, come dire, privilegiata da quella parte dell'imprenditoria del nostro paese disattenta, oppure che vuole scaricare sulla collettività i costi aziendali, che invece la parte più importante dell'imprenditore del nostro paese si accolla nei propri bilanci, perché smaltire rifiuti per un'azienda è una voce di costo molto importante. Noi dobbiamo farlo negli impianti giusti, garantendo anche quei flussi di rifiuti a quegli imprenditori che hanno investito in impianti a tecnologia complessa, che sono in grado di trattare quei rifiuti nel pieno rispetto dell'ambiente e della legalità.